Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratterò un argomento secondo me molto interessante, ovvero diciamo una sorta di correzione che si fa in fisica per poter utilizzare la legge di Gauss anche quando apparentemente non vale. Allora, o meglio, il teorema di Gauss. Il teorema di Gauss dice che la divergenza di un campo vettoriale, l'integrale di volume di questa divergenza, è uguale al flusso di quel campo attraverso la superficie che fa da bordo a quel volume. In questo caso io ho messo un diverso perché nel caso che tratteremo oggi il teorema di Gauss sembra non valere. Vabbè, poi andremo a vedere perché, però prima andiamo a fare i calcoli, quindi andiamo a calcolarci l'integrale di volume della divergenza di un campo vettoriale che scala come 1 su r quadro, come per esempio appunto il campo elettrico generato da una carica puntiforme, e poi andremo a calcolarci il flusso di campo elettrico generato da questa carica. Questo flusso lo andremo a calcolare attraverso una superficie sferica che circonda la carica e utilizziamo una superficie sferica perché appunto andiamo a semplificare i calcoli e in più si può dimostrare che il flusso di un campo vettoriale non dipende dalla forma della superficie. Allora, innanzitutto abbiamo detto che come campo andiamo a prendere campi che vanno come 1 su r quadro, quindi possiamo prendere F uguale, diciamo, un versore radiale, prendiamo proprio un versore radiale diviso r quadro. E questo perché appunto, per esempio, il campo generato da una carica puntiforme è scritto come Q, la carica che genera il campo, fatto 4 pi greco epsilon 0, e qua possiamo metterci un, diciamo, modulo di R-R0 con R0 la posizione della carica, e qua possiamo metterci un versore radiale. Ok, quindi abbiamo detto, andiamo a calcolarci la divergenza. La divergenza innanzitutto si può scrivere in coordinate cartesiane come la somma delle derivate parziali, quindi df su dx, df su dy più df su dz. E se questo campo è appunto centrato in 0, perché appunto qua è come mettere r0 uguale a 0, otteniamo questa cosa qua. Che cosa succede? Che r quadro è uguale a x quadro più y quadro più z quadro. Quindi, per esempio, la componente fx possiamo vederla in questo modo. Allora, al posto di scrivere r versore diviso r quadro, scriviamo r vettore diviso r al cubo. Quindi abbiamo, diciamo, moltiplicato e diviso per il vettore r. E quello che andiamo a fare è proiettare lungo il versore canonico x. Questa proiezione è esattamente la componente x di R e quindi è x. Ok, perché semplicemente R è uguale a x e x più y e così via. Va bene, quindi adesso questo qua viene detto essere x fratto R al cubo. Adesso dobbiamo andare a derivarlo e andiamo a fare questa appunto derivata. Andiamo a fare questa derivata rispetto a x. Quello che otteniamo è che la x compare anche in R al cubo. E quindi questa è una derivata di funzione composta. Vi do già subito il risultato per non annoiare coi calcoli. Questo fa esattamente 1 su r al cubo meno 3x quadro su r alla quinta. Ok, la stessa struttura si trova anche per le altre tre componenti. Ovviamente qua ho derivato per x. E quindi semplicemente quando noi andiamo a sommare le tre componenti, quello che otteniamo è che la divergenza di questo campo vettoriale sarà uguale a allora, questo 1 su r al cubo sarà uguale per tutte e tre le derivate, quindi avremo 3 su r al cubo meno cosa? 3 su r alla quinta, e qua avremo x quadro più y quadro più z quadro. Ma questo è esattamente r alla seconda. E quindi vedete che r alla seconda si cancella con un 5 qua, e quindi questo diventa r alla terza. Qua abbiamo 3 su r alla terza meno 3 su r alla terza, questo fa esattamente 0. Cosa significa? Che appunto la divergenza di un campo vettoriale che va come 1 su r quadro è uguale a 0. Ma dove però? Perché questo campo vettoriale è definito per ogni r, scriviamolo qua, uguale a 0 per ogni r diverso da 0. Perché appunto in 0 questo campo vettoriale non è definito. E qua già ci sono i primi indizi del perché troveremo una discordanza. Adesso andiamo a calcolarci il flusso attraverso questa superficie sferica.
Allora, il campo va sempre come 1 su R quadro, quindi quello che andiamo a fare è prendere una superficie sferica, la prendiamo arbitraria, quindi allora il flusso non dipende né dalla forma non dipende dalla forma della superficie e quindi se non dipende dalla forma non dipenderà neanche dalle sue dimensioni. Quindi possiamo scegliere questa superficie in modo arbitrario e la scegliamo esattamente di raggio R, proprio R come quello del nostro campo vettoriale che va appunto come R versore su R alla seconda. Quindi come si calcola il flusso? Allora, questo è il flusso attraverso la sfera, un R versore su R quadro, scalare dA. Allora, questo dA è un elemento di superficie che si trova qua. Questo elemento infinitesimo dA lo possiamo vedere come una porzione appunto di sfera e possiamo riscrivere questa superficie in termini anche di coordinate polari. Oppure appunto in termini di angolo solido, di infinitesimo di angolo solido. Questo perché sappiamo che d omega è uguale a dA su R quadro, proprio per definizione, e in più sappiamo anche che per un sistema a simmetria sferica questo dA è uguale anche a, possiamo dire, d phi sen teta di teta. Però la stessa formula si può trovare anche appunto analizzando la superficie, quanto vale in coordinate sferiche questo infinitesimo di superficie. Quindi si va a vedere quanto è lungo questo segmento, quanto è lungo questo, e si ottiene esattamente che dA in coordinate sferiche è R quadro di phi sen teta di teta. Quindi sostituendolo qui dentro cosa otteniamo? Otteniamo un integrale doppio, allora l'integrale di phi, phi è la coordinata azimutale e va da 0 a 2π greco, quindi in d phi, dell'integrale teta invece va solo da 0 a π greco perché spazia diciamo tutte le posizioni lungo l'asse z, adesso non saprei come dirlo, comunque vabbè, semplicemente se io ho un vettore r in coordinate sferiche, quello che ho è questa cosa qua. Quindi questo è il mio angolo φ, questo è il mio angolo θ e la lunghezza è ovviamente R. Adesso qua vado a riscrivermi il campo, R versore, R quadro, e visto che questo dA in realtà è un dA vettore, significa che semplicemente io vado a scrivere dA come esattamente dA scalare per un versore normale, e quale vado a prendermi, diciamo, R versore, appunto. Questo perché questo infinitesimo di superficie l'abbiamo definito in modo tale che il vettore ortogonale a quella superficie, o meglio il versore ortogonale a quella superficie, sia esattamente il versore radiale. Quindi questa superficie qua è praticamente tangente cioè parallela al piano tangente alla superficie praticamente. E quindi cosa significa? Che quando io andrò a fare il prodotto scalare tra R versore e dA, semplicemente sto facendo R versore scalare R versore dA. Questo fa esattamente 1, perché appunto R versore è un versore, quindi a modulo unitario. E quindi riscrivendolo, questo qua sarà R versore e qua ci vado a mettere R quadro sen teta di teta. Quindi vediamo che questi si cancellano e ottengo esattamente allora l'integrale da 0 a 2π greco di dφ è 2π greco e poi avrò l'integrale da 0 a π greco del seno di teta, che fa esattamente meno cos teta da 0 a π greco, cos teta valutato in π greco fa meno 1, in 0 farà 1, e quindi esattamente questo sarà 2π greco più 2π greco, ovvero 4π greco. Abbiamo scoperto che il flusso attraverso questa superficie vale 4π greco, e visto che abbiamo detto che il flusso non dipende dalla forma della superficie, questo è il valore finale, e notiamo appunto che se noi andiamo a utilizzare di nuovo il teorema di Gauss, la divergenza di questo campo vettoriale che scala come 1 su R quadro dovrebbe essere uguale a 4π greco per essere uguale al flusso. Quindi esattamente dovrebbe valere questa uguaglianza. Qua ci metto un flusso attraverso S ed ecco fatto. Ok, ma come facciamo? Noi sappiamo che questa funzione di sicuro è uguale a 0 per ogni r diverso da 0, quindi dobbiamo introdurre una funzione per riscrivere questo termine in modo tale che sia nulla ovunque, ma che valga 4π greco in quel punto se la integro.
Cosa significa? Che io potrei introdurre, potrei riscrivere tutto questo come una funzione generica, diciamo f, anzi 4π greco f, in modo tale che, quindi questa sarà la mia nuova sostituzione, in modo tale che se io la integro su questo volume qua, quello che vado a fare è, il 4π greco è una costante, lo porto fuori, integrale su tutto il volume di f, e questo abbiamo detto essere, deve essere uguale a 4π greco, e quindi questi si andranno a cancellare, quello che significa che l'integrale di questa funzione che io ho introdotto dovrebbe fare 1. Dopodiché sappiamo appunto che la funzione stessa è nulla ovunque, e però appunto per avere un integrale che diciamo non è nullo, ma la funzione deve essere nulla ovunque, quello che si fa ovviamente dal teorema dell'analisi, una funzione che è nulla ovunque a meno di una, diciamo, infinità numerabile di punti, è sempre nulla. Però in questo caso noi vogliamo proprio che anche se in un solo punto la funzione non è nulla, l'integrale non sia nullo. Quello che posso fare è introdurre non una funzione ma appunto una distribuzione, che è esattamente la delta Dirac. Questo perché la delta Dirac, rappresentata, diciamo, graficamente, si può vedere come questa qua è la delta Dirac, diciamo, in una dimensione, chiamiamola delta di x meno x0. Questa funzione, questa distribuzione, è tale che vale 0 se x è diverso da x con 0, mentre vale infinito se x è uguale a x con 0. Cosa significa? Che se qua io ho le mie x e qua le mie y, la delta Dirac in x con 0 è praticamente vale infinito, quindi è esattamente questa specie di barriera altissima, e invece è nulla ovunque. Ok, ovviamente non è una funzione, se volete potrei fare un video appunto in cui introduco matematicamente proprio, noi adesso lo stiamo facendo in modo fisico, ma l'approccio matematico si fa introducendo le distribuzioni, lo spazio di Schwarz e così via, quindi tutto diventa un po' più formale. Però adesso che cosa succede? Noi questo integrale, se noi integriamo la delta Dirac su tutto R in questo caso, ma poi ci estenderemo in R3, questo qua deve fare esattamente 1, perché è quello che vogliamo qua. Come si può rappresentare questa cosa graficamente? Potremmo rappresentare la delta Dirac come il limite di una successione di funzioni, le funzioni, diciamo, f con n di x, che sono delle funzioni a gradino e valgono 0 o se x non appartiene all'intervallo, a questo intervallo qua, quindi sarebbe meno infinito, meno 1 su 2n e 1 su 2n più infinito. E invece vale esattamente n altrimenti. Quindi cosa significa? Che se io vado a creare questi intervallini qua, quindi meno 1 su 2n più 1 su 2n, che hanno base esattamente 1 su n. Quindi hanno base 1 su n. Hanno altezza esattamente n, e quindi la loro area è 1 su n per n, che fa esattamente 1, e questo vale per ogni n. Adesso cosa succede? Se io aumento n, la base si restringe perché è 1 fratto n, mentre l'altezza aumenta. Però per questa equazione qua abbiamo sempre che l'area totale rimane sempre 1. Quindi se io faccio tendere n infinito, quello che ottengo è che l'area è sempre 1, la mia distribuzione si schiaccia verso il centro di questa distribuzione e l'altezza viene sparata a infinito. Questo ovviamente ho trasato tutto nello 0 per fare più in fretta. Però il ragionamento è questo. Ovviamente in tre dimensioni quello che avviene è che la delta 3, possiamo vederla come di r meno r con 0, possiamo vederla come un prodotto di 3 delta di Dirac, quindi quella in x, x meno x con 0, delta y meno y con 0, delta z meno z con 0. Semplicemente la stessa cosa, solo che in questo caso io prendo un punto a caso in R3, il valore di questa distribuzione è sempre nullo, fin quando io non centro esattamente il punto in cui la delta Dirac, diciamo, si annulla, tra virgolette, nel senso che si annulla il valore che sta qui dentro, e quindi in questo caso si annulla esattamente in R con 0, significa che in R con 0 questa delta Dirac vale infinito. Bene, sostituendo questo valore, quello che otteniamo è esattamente questo. Ok, guardate adesso cosa succede se io definisco il fatto che la divergenza di questo r versore su r quadro
è uguale a 4 pi greco delta Dirac di r meno r con 0. Semplicemente sostituendo, questo diventerà l'integrale di questa cosa, 4 pi greco è una costante, questo diventa l'integrale di volume della delta Dirac, ma per definizione la delta Dirac è tale che se io la integro su tutto lo spazio mi dà 1, e quindi questo è esattamente 4 pi greco, che coincide col flusso attraverso quella sfera che abbiamo definito. E quindi questo è molto interessante. Un'altra proprietà interessante della delta Dirac è che se io integro una funzione, diciamo f di x per una delta Dirac di x meno x con 0, questo in dx la integro su r, quello che ottengo è esattamente f valutata nel punto in cui si annulla il termine della delta. E questo appunto è molto importante per alcune implicazioni fisiche. E un'altra cosa che possiamo fare è accorgerci del fatto che la divergenza di questo R su R quadro si può vedere come divergenza. Allora, R su R quadro lo possiamo vedere come meno il gradiente di 1 su R. Questo si può vedere semplicemente facendo l'analogia del gradiente, diciamo, in una dimensione come derivata. La derivata di 1 su x è meno 1 su x quadro, che è esattamente quello che compare qua. Quindi quello che succede è che io qua ho il prodotto scalare di una divergenza, cioè di un nabla con un altro nabla, e questo è il Laplaciano, e quindi questo è esattamente il Laplaciano di 1 su R. Ok, facendo così, quello che abbiamo detto è che il Laplaciano di 1 su R è esattamente uguale a meno 4 pi greco la delta Dirac tridimensionale, dove in questo caso r con 0 è uguale a 0 perché non compare qua. E sì, ovviamente è la stessa cosa che il ragionamento analogo qui dentro. Quindi qua questo campo è centrato in 0, diciamo, nel senso che ha divergenza in 0, e quindi in questo caso r0 è esattamente il punto 0. Quindi questo è molto importante perché adesso noi possiamo dire che il potenziale generato da una carica puntiforme soddisfa l'equazione di Laplace. Che cos'è l'equazione di Laplace? Semplicemente abbiamo detto all'inizio che la divergenza del campo elettrico è uguale a rho su epsilon 0, e in questo modo noi possiamo definire rho, che in di per sé è una distribuzione di carica, e prima diciamo dovevamo per forza ipotizzare che la distribuzione fosse una distribuzione continua. Adesso possiamo identificare questo rho anche per cariche puntiformi. Come? Semplicemente dicendo che per una carica puntiforme la rho vale esattamente il valore della carica moltiplicato la delta Dirac tridimensionale. E questo per quale motivo? Semplicemente perché nella carica, per una carica da sola, cosa significa questo? Significa che il mio valore della distribuzione, e la mia distribuzione di carica, è nulla ovunque in tutto lo spazio, tranne nel punto in cui c'è la carica, che in questo caso addirittura diverge. E più o meno ha senso perché la carica non ha un volume definito. Se io vado a fare una carica per unità di volume, se questa carica non ha un volume, ha un volume, diciamo, occupa un volume infinitesimo, quello che succede è che la densità di volume diverge. Va bene, ma adesso noi sappiamo anche che il campo elettrico si può scrivere in termini di meno il gradiente del potenziale elettrico. E quindi anche in questo caso abbiamo un, tra virgolette, prodotto di Nable. E cosa succede? Succede che esattamente otteniamo che il Laplaciano del potenziale è uguale a rho su epsilon 0, e quindi cambiando poi di segno abbiamo questo, quindi Laplaciano di φ è uguale a meno rho su epsilon 0. Ma adesso andiamo a vedere se questa equazione, che è l'equazione di Poisson, in realtà non mi ricordo se prima ho detto Laplace o Poisson, comunque questa è l'equazione di Poisson, quella di Laplace è l'equazione differenziale omogenea associata, quindi quella con rho uguale a 0, ed è un'equazione che vale in tutti i sistemi in cui, diciamo, ci sono solo conduttori e non ci sono cariche, non ci sono distribuzioni di carica. E ha senso perché appunto se rho è uguale a 0 perché non ci sono cariche in giro. E nel caso di solo conduttori, in elettrostatica non ci sono cariche libere. Quindi questa equazione è, diciamo, l'equazione più generale dell'elettrostatica, e ovviamente deve valere anche nel caso di carica puntiforme. Andiamo a vedere che vale. Semplicemente facciamolo qua, dicendo che il Laplaciano
del potenziale generato da una carica puntiforme, dobbiamo fare il Laplaciano di questa cosa qua, quindi 4π y0, e qua ci mettiamo un r quadro, rimaniamo, anzi in realtà r perché è un potenziale, ok? E quindi rimaniamo centrati in 0 per comodità. Adesso tutte le costanti le portiamo fuori, e quello che accade è che questo diventa un 4π q su 4π y0, Laplaciano di 1 su r. Ok, ma adesso che cosa abbiamo detto? Abbiamo il Laplaciano di 1 su r, ma il Laplaciano di 1 su r è comunque legato alla divergenza di 1 su r quadro che avevamo definito come 4π con la delta di Dirac. Quindi in realtà queste cose sono uguali. Quindi il Laplaciano di 1 su r è meno 4π con delta Dirac tridimensionale. Quindi possiamo semplicemente sostituirlo qui e abbiamo esattamente meno q 4π delta 3, adesso non scrivo il resto, 4π epsilon 0. E vedete che i 4π si cancellano e salta esattamente fuori meno q delta 3 su epsilon 0. E questa avevamo detto essere la nostra distribuzione di carica, la nostra densità di carica di volume, e quindi questo è esattamente meno rho su epsilon 0. Quindi vediamo che l'equazione di Poisson è soddisfatta. E ovviamente con lo stesso principio si può dimostrare anche che per potenziali generici, quindi per phi che sono fatti come 1 su 4π epsilon 0, qua noi integriamo la nostra rho, che è diciamo funzione della posizione, quindi rho primo, integriamo in d3 di r primo e dividiamo per il modulo di che cosa? Di r meno r primo. Quindi questa è la formula più generale. Se noi applichiamo da entrambe le parti il Laplaciano, che cosa succede? Il Laplaciano qua lo dobbiamo fare, diciamo, su R, cioè le derivate sono in termini di R. Poi questa derivazione io la posso portare sotto segno di integrale, e in più abbiamo detto che questo qua sarà 1 su 4π epsilon 0, integrale di volume di che cosa? Di rho di R', Laplaciano di 1 su R, ma ancora. In questo caso il Laplaciano di 1 su r l'abbiamo definito come appunto meno 4π greco, qua in questo caso ci sarà un modulo ovviamente, 4π greco delta Dirac tridimensionale. Quindi lo possiamo sostituire qua e sostituendolo abbiamo esattamente 4π greco delta 3, 4π greco si cancella con quello di fuori e adesso utilizzeremo la proprietà della delta Dirac, ovvero se la applichiamo a una funzione e poi integriamo, quello che succede è che il risultato dell'integrale è esattamente la funzione valutata nel punto in cui si annulla la delta. In questo caso la delta è modulo di r meno r'. Quindi, visto che stiamo integrando in r', la nostra funzione si annulla in r e quindi il risultato finale sarà rho di r. Quindi rho di r diviso epsilon 0. E ovviamente col meno davanti dovuto a quella proprietà che abbiamo detto. E quindi ecco che ancora una volta, nel caso più generale possibile, l'equazione di Poisson è soddisfatta. E quindi con questo breve o lungo video, non lo so ancora, è tutto. Vi ringrazio per aver visto il video, scrivete nei commenti tutte le domande che avete e date un'occhiata alla descrizione per, diciamo, una piccola novità del canale.